buonanotte a tutti e benvenuti in un nuovo video. Stavolta parleremo della casa del diavolo che si trova nel corso di Porta Romana al numero 3, vicino a Piazza Missori, a Milano. Vi dico già che questa casa si vede benissimo da Piazza Missori, dove c'è la cripta di San Giovanni Conca. Comunque, ritorniamo a noi. Una volta il Re Diavolo abitava nella città di Milano. Per fortuna il Re Diavolo non abita più in questa favolosa città. Il Re Diavolo ha vissuto in questo palazzo che si affaccia su una delle strade più belle della città intorno al 600, durante l'occupazione da parte degli spagnoli. All'epoca la città di Milano stava affrontando una crisi economica. Il diavolo è arrivato nel 1615 sotto le sembianze delle marchese Ludovico Cervi, un incarico del governo spagnolo. Ludovico ha acquistato il palazzo di tre piani da Pietro Maria Rossi, del proprietario dell'edificio dal 1577. Il marchese Ludovico Cervi, dopo che ha acquistato il palazzo, lo restaurò in stile barocco lombardo, visibile ancora tutt'oggi. All'interno del palazzo c'è una grande cortile e numerosi saloni. Il cortile è stato arricchito da un sacco di piante, fiori e con alcune statue. Subito dopo il suo trasferimento a Milano si calavano delle voci sulla relazione tra lui e le demoni. Ludovico, quando andava in giro per la città, saliva su una carrozza trainata da 6 cavalli neri, circondato da 16 giovanotti con il volto pallido come se fossero dei vampiri. Invece l'aspetto di Ludovico Cervi era di un cinquantenne con gli occhi infuocati, la barba corta, quadrata e nera. Non era né magro né grasso, secondo le descrizioni di un anonimo cronista dell'epoca. Infatti Ludovico Cervi è stato battezzato il diavolo perché durante l'epidemia del 1630 i nobili fuggivano dalla città lasciando i cittadini milanesi a morire per le strade. Invece Ludovico Cervi restò nel suo palazzo a organizzare delle feste sempre più belle e spassose per i nobili che rimanevano all'interno della città, nonostante che nei lati di corso di Porta Romana si accumulassero i cadaveri. Infatti, se fosse passati sotto la sua casa durante la peste, avreste sentito la musica e le grida delle persone che festeggiavano. La
verso la fine del corso della malattia, nonostante che la città di Milano ha perso la metà dei suoi abitanti nel palazzo del diavolo, nessuno è stato contagiato. Questo significò che il diavolo abitò proprio in quel palazzo, da qui la leggenda. Il palazzo si chiama Palazzo Serpi per questa leggenda che si narra delle strade di Milano. Comunque, per sapere qualcosa di più, il marchese Ludovico Serpi morì nel 1622, 7 anni dopo il suo arrivo. Spero che il video sia stato di vostro gradimento e alla prossima!